Silvio Cinquino, dirigente del Gamba Tesa, siete appagati per il risultato raggiunto con 2 giornate d'anticipo, ovvero l'obiettivo quello della salvezza. Voglio fare un ringraziamento ai ragazzi perché non era facile quest'anno raggiungere questa salvezza, ci siamo riusciti e quindi ci possono stare anche questi, tra virgolette, incidenti di percorso. Non fa mai piacere prendere 8 gol, però voglio dire, con una salvezza già raggiunta sono più in dolore. Sì, scambiando qualche battuta anche con il portiere Nunziata, forse fino ad un mese e mezzo fa qualcuno si era rassegnato ai play-out, poi questo sprint con 3 vittorie consecutive che ha fatto non poco la differenza con Boiano, Castel di Sangro e l'altra vittoria. Sì, è il sesto campano. Sì, ripeto, abbiamo fatto veramente quelle 3 vittorie che ci hanno fatto, insomma, staccare il biglietto per la salvezza diretta. 3 vittorie pesanti perché la prima in casa che è avvenuta contro il Sesto Campano, e il Sesto Campano è un'ottima squadra e siamo riusciti ad avere la meglio. Poi abbiamo avuto, come dicevi tu, Volturnia e Boiano. E quindi questo ci ha consentito di raggiungere questa meritata salvezza. Dico meritata perché comunque i ragazzi nel corso dell'anno si sono impegnati tanto e quindi giustamente per fortuna è arrivata. Sì, una società che comunque ha anni questa reputazione, anche quest'anno non poteva mancare questo obiettivo e crediamo sia già al lavoro per la prossima annata calcistica. Sì, soprattutto quest'anno ci fa ancora più piacere che sia stata raggiunta prima perché è il 40° anno del Gamba Tesa, quindi la società ci teneva a fare bella figura. L'abbiamo fatta, ripeto, e quindi la società adesso potrà già iniziare con anticipo a pensare all'eventuale prossima stagione.